sopralluogo del governatore Cirio giovedì 5 settembre nelle zone del liceo colpite dal nubifragio del 12 agosto. Venerdì il presidente della regione ha firmato la richiesta di stato di emergenza per l'intero Piemonte, che riguarda in particolare i danni, edifici e infrastrutture. Intanto sono state avviate le procedure per chiedere lo stato di calamità relativo ai danni all'agricoltura. Armati di guanti, roncole, seghetti, dei cespugliatori, i volontari AIB di Domodossola hanno dato il via alle operazioni di pulizia della pista ciclabile lungo l'argine del Toce. Succede dopo l'allarme lanciato da ciclisti ed escursionisti sullo stato d'abbandono della pista. La pulizia spetterebbe alla provincia, ma la penuria di fondi a sua disposizione rende ogni investimento impossibile. Così il comune di Domodossola ha raccolto l'invito dei frequentatori della ciclabile per una prima manutenzione. Entra nel vivo l'edizione di San Vito Omegna, ieri al Via La Kermesse, che per una settimana animerà vie e piazze del centro cusiano. Intanto cresce l'attesa per il concerto di Dolce Nera in programma lunedì alle 22 in piazza Salera. A Sentieri e Pensieri, la rassegna letteraria in corso a Santa Maria Maggiore, ha presentato il libro Vite spezzate. Benedetta Alciato ne è l'autrice. Lei, insieme ad altri parenti e amici delle vittime del crollo del ponte Morandi, ha realizzato una emozionale antologia di ricordi. Nello stesso incontro ha presentato anche il libro di Bruno Gambarotta, dedicato al crollo di un altro ponte, quello di Moncalieri, nel 1939. A Villa d'Ossola prosegue la festa patronale in onore di San Bartolomeo. Oltre alla buona cucina, tanti eventi in programma in questo fine settimana. Oggi alle 15 un evento dedicato ai più piccini, Pompieropoli. Alle 21 invece di scena la musica dei Pentagrammi. Tra gli altri eventi segnaliamo lunedì alle 21 lo spettacolo pirotecnico. Alle 22 il tributo a Michael Jackson.